Il mestiere del produttore è un mestiere straordinario, è un mestiere veramente, non lo cambierei per nulla altro al mondo. Sei sempre alla ricerca di idee, di storie nuove, convivi con le storie, le storie ti appassionano, cerchi di emozionarti con quello che leggi, con quello che ascolti e soprattutto quando poi riproponi la storia sotto forma di romanzo cerchi di emozionare il pubblico e di sorprendere il pubblico. Ecco, quello che manca a noi spesso è quello di non emozionare il pubblico, di non sorprendere il pubblico. Però spesso ce la facciamo ed è stato il motore della mia vita. Prima di fare il produttore ho fatto l'attore, ho fatto per 10 anni l'attore. E poi ho capito che anche se ero bravo a fare l'attore, ho capito che non sarei mai stato un attore carismatico, non sarei mai stato un grande protagonista e avrei sempre fatto un comprimario oppure un carattere. E quindi a 34 anni ho scelto di smettere. Che il momento più importante di un produttore, almeno per quanto mi riguarda, è il momento della creazione, il momento dell'idea. Quando trovi l'idea di quale film fare, se io almeno divento cambio d'umore, sono entusiasta, sono felice, sono curioso, vorrei farlo subito il film. E quando pensai di fare un film su Bergoglio, misi veramente l'asticella molto alta. Fare un film su un pontefice vivente. Era molto un'operazione molto ardua. Andai in Vaticano e parlai con tanti cardinali, tutti mi ricevevano, tutti mi sorridevano, ma nessuno mi raccontava nulla. Allora presi il regista, Danilo Chetti, e andammo insieme a Buenos Aires. Arrivato a Buenos Aires abbiamo iniziato a incontrare tutti gli amici del Papa. Ognuno di loro ci raccontava un pezzo di strada fatto insieme al Pontefice. E piano piano questi pezzetti, questi frammenti diventavano tutti pezzi di un puzzle, di un unico puzzle, e poi quel puzzle è diventato una sceneggiatura. Abbiamo girato per circa 18 settimane il film, è stato uno dei film più lunghi, più difficili. E quando l'abbiamo finito, avevamo la preoccupazione del Vaticano. Infatti il Vaticano dopo poco ci ha chiamato, volevano vedere il film, tutti parlavano di questo film. Dall'Argentina telefonavano in Vaticano, stanno girando il film. Da Roma chiamavano in Vaticano raccontando delle storie inesatte del film ed erano veramente molto preoccupati e anche noi eravamo preoccupati. Bene, quando hanno visto il film, il Monsignore che lavorava col Papa, assistente del Papa, è uscito e ha detto: avete fatto un grande lavoro, lo farò vedere a Papa Bergoglio. Dopo una settimana ci hanno chiamato e ci hanno detto che potevamo fare un'anteprima alla Sala Nervi con 7.000 poveri, nessuno invito, volevano solo poveri. Hanno aperto la Sala Nervi, ci siamo trovati con 7.000 poveri e il momento che si sono accese le luci è stata una forte emozione perché tutti piangevano e noi con loro. Ebbene, questa è stata una delle più belle emozioni della mia vita. Non esistono consigli da dare come fare il produttore. Bisogna guardare le esperienze, io guardo sempre le esperienze degli altri e faccio tesoro dalle esperienze altrui. Nessuno mai ti dirà quella è la strada giusta, quello è il film giusto, perché se è giusto quel film lo fanno loro. E quindi sta a te cercare una storia giusta. Quando ho scoperto Zalone erano tutti contrari che io mandassi, che facessi un film su Zalone, perché lo trovavano non un protagonista, ma un coprotagonista oppure un carattere. Invece ero convinto che lui fosse un protagonista e mi sono battuto e alla fine il coraggio di fare un film e quando credi e soprattutto hai la sicurezza delle tue idee, non la sicumera, ma la sicurezza di quello che stai facendo, non lo stai facendo perché sei convinto che quella è la strada, quello è il protagonista che vuoi, quello è il film che vuoi fare, è molto difficile sbagliarlo. Beh, la parte più nascosta, che è la parte più importante, è la seconda regia, è il montaggio. Al montaggio si fa tutto, al montaggio si decidono i film. Io, avendo fatto tantissima televisione, mi diverto molto al montaggio. Al montaggio si imparano tante cose, si imparano le inquadrature, si impara che cosa vuol dire un piano sequenza, si impara a capire se quel piano, primo piano è giusto lì oppure se va tolto. Insomma, tutto si fa al montaggio e al montaggio si riscrivono completamente il film.